Benvenuto, benvenuta al Fabio Gallerani Show. Io sono Fabio Gallerani e oggi ho l'onore di avere qui con me il grande Giorgio Roveri. Giorgio, mi senti correttamente? Sento chiaro e forte, Fabio. Giorgio è il presidente di Confassociazioni Management ed è stato invitato in questo show proprio perché, come sapete, parliamo di nuova economia digitale, parliamo del cambiamento radicale che c'è stato causato dai recenti fatti degli ultimi anni e soprattutto parliamo di come il mercato e diversi settori si stanno adattando e chi meglio del presidente di Confassociazioni Management, che ha a che fare con tantissime aziende, può darci il suo punto di vista. Giorgio, io ti passo la parola, dacci una breve introduzione, un piccolo debrief di chi sei e qual è il tuo background e poi iniziamo in questa interessantissima intervista. Buongiorno a tutti, grazie Fabio di avermi invitato al tuo show. Come dicevi te, sono presidente di Confassociazioni Management, che è una delle 25 branch di Confassociazioni e, come dice il titolo, noi rappresentiamo i professionisti del management nelle varie dimensioni, i temporary, i consulenti d'azienda piuttosto che i manager tradizionali. Oltre a questa attività, come tutti voi, anch'io devo vivere e di conseguenza dal 95 ho la mia società di temporary management che si chiama Provide, che è nata principalmente per aiutare l'imprenditore della piccola e media impresa a passare da una gestione d'azienda dove lui è il centro del mondo a un'azienda maggiormente organizzata. Ho anche punti di osservazione per il semplice motivo che a volte sono anche dentro dei consigli di amministrazione, di conseguenza ho la fortuna, visto che ho anche delle rughe, questo vuol dire che sono grande, di avere diverse visioni del mercato, quello istituzionale come consultazioni, quello di manager quando sono operativo all'interno dell'azienda oppure quando sono imprenditore di provide, di conseguenza ho la fortuna di vedere il mondo delle PMI sotto diverse angolazioni. Ottimo, ottimo. E Giorgio, noi ci siamo entrati in contatto proprio nel 2020 in piena pandemia perché tu mi hai contattato e abbiamo lavorato anche sul riorganizzare la posizione online della tua società, ma eravamo all'inizio appunto di quella che è stato poi l'inizio di un cambiamento radicale che ha colpito diversi settori. Dacci un po' il tuo punto di vista sulla post situazione che è accaduta, non dico il nome perché sennò ci penalizzano qua su YouTube, siamo sempre vaghi, no? Su parole chiave che purtroppo YouTube, sai, a volte penalizza contenuti che in realtà sono a favore all'aiuto di persone che stanno affrontando situazioni difficili, e voglio sapere un po' il tuo punto di vista dal momento che siamo partiti a conoscerci in, credo, marzo 2020, adesso siamo nel 2022 e le cose sono radicalmente cambiate. Secondo te, quali sono i settori che sono stati più colpiti, che hanno subito un cambiamento più radicale e soprattutto perché? Allora, i settori più colpiti ovviamente sono quelli del benessere delle palestre, anche perché come sta succedendo adesso è abbastanza problematico. Poi ci possono essere dei settori che sono dovuti evolvere, ma quello che io ho notato è che questa situazione che si è venuta a creare da marzo dell'anno scorso ha accelerato qualcosa che era già presente nell'azienda. Le aziende devono avere chiaro dove devono andare, devono essere gestite in modo manageriale e di conseguenza tutto questo ha accelerato quei percorsi che erano già in atto. Io ho visto delle aziende che hanno risposto bene a questa situazione perché erano già digitalizzate. Altre, appunto questo è successo nell'aprile dell'anno scorso quando collaboravamo, sono stato contattato da un'azienda di pulizie. Di conseguenza aveva tantissimo lavoro da fare, certo. Ma era andato in default per il semplice motivo che tutta la pianificazione delle risorse dei cantieri era manualmente e non ce la faceva. Aveva inserito da un anno un gestionale, ma non l'aveva inserito nel modo corretto e di conseguenza si era trovato nella situazione che da una situazione positiva, tra virgolette, crescita di fatturato, rischiava di implodere su se stessa. Di conseguenza sempre di più il digitale sta diventando un elemento fondante delle aziende. Io lo definisco la spina dorsale dell'azienda. Se c'è un buon, chiamiamoli, gestionale digitale, certamente l'azienda può rispondere meglio. Esatto, quindi quello che ci stai dicendo è il problema dell'azienda è sempre stato quello di evitare magari di strutturarsi a livello manageriale, quindi l'imprenditore magari è un esperto del suo settore, crea la propria azienda, la fa crescere, ma non è un imprenditore finché non delega a un manager, no? Perché l'imprenditore in realtà ha l'obiettivo di rendersi inutile nell'azienda, quello l'imprenditore che
sa fare l'imprenditore. Quindi ultimamente stai sottolineando, Giorgio, che il digitale aiuta in questa fase di delega, secondo te, sempre di più? O in che modo il digitale, secondo te, può aiutare un'azienda che fino all'altro ieri poteva sopravvivere, tirare a campare anche senza una struttura manageriale come la definisci tu, ma oggi ha necessità in qualche modo o di controllare i processi con il digitale oppure anche di fare marketing e vendite. Qual è il tuo punto di vista su questo? Cosa vuol dire la spina L'azienda dorsale? deve essere più armonica, non c'è una cosa più importante delle altre. Se noi cominciamo a suddividere quello che c'è attorno all'azienda, c'è la finanza. La finanza serve, però la finanza da sola non è garanzia di successo. Bisogna avere una strategia e spesso io sto notando che tante aziende, come dicevi te, sono nate perché l'imprenditore ha avuto un'idea positiva o commerciale o produttiva, ha avuto successo. Ha corso, ha corso, ha corso, ma non si è fermato a capire come doveva evolvere l'azienda. La tecnologia è sempre stata vista come qualcosa di estraneo all'azienda, per non parlare poi il tuo mondo del marketing digitale, che siamo molto, molto lontani, anche perché sto notando che non è ancora chiaro qual è il valore aggiunto che un'azienda vuol dare ai propri clienti. Io più di una volta chiedo all'imprenditore: ma perché devo comprare da te? Spesso mi risponde perché è un prodotto di qualità. Secondo me il prodotto è importante, ma sempre di più tu mi insegni a dare una soluzione che è fatta da prodotto, da servizio, ma in modo particolare dare quello che serve in questo momento o in quel momento al tuo target di riferimento. Esatto. Quindi se prima chiaramente con i clienti che giravano per strada, entravano in negozio, c'era questa fidelizzazione anche per il rapporto umano, adesso secondo te, Giorgio, quando l'imprenditore si è visto obbligato a tirar giù la serranda, no? O adattarsi, eccetera, il cliente ha paura, no? Il cliente ormai è stato forzato a informarsi e anche a iniziare a comprare online, anche se prima non lo faceva. Quindi il rapporto cliente-imprenditore in questa fase, secondo te, come è cambiato? Come l'hai visto tu cambiare e come ha reagito l'imprenditore in questo cambiamento, secondo Consumatore è sempre più informato, te? ogni tanto è anche presuntuoso, tra Certo. virgolette, spesso utilizza i social per esprimere il suo punto di vista, di conseguenza questo è un elemento da tenere molto presente, che in certi settori i social possono diventare degli strumenti che possono anche creare dei danni all'azienda se non viene gestita. L'imprenditore fa fatica. Diciamo il 51% fa fatica a capire che deve cambiare modo di rapportarsi sia con il cliente che con il personale, cioè il cliente in qualche modo va coccolato e va veramente capito che cosa vuole. Io in questo periodo sto lavorando nel mondo del food, pasticcerie, sia all'interno di pasticcerie e sia all'interno di aziende che vendono materie prime per pasticceria, sto vedendo che stanno facendo tanto fatturato. Ma se ci si chiede perché, si fa fatica a dare una risposta. Sembra quasi che ci sia più voglia di festeggiare, di stare in casa e di conseguenza una buona torta o dei buoni pasticcini sono degli elementi che aggregano le persone perché sempre di più in questo momento si fa fatica a socializzare e si ha paura di stare fuori. Certo, c'è in realtà anche un'altra definizione, non so se sei d'accordo, Giorgio, le persone sono di fronte al telefono. Il telefono è una fonte di dopamina estrema, no? Questo lo sappiamo. E i dolci danno dopamina, no? Quando ti mangi un dolce ce l'hai lo shot di felicità, no? E quindi potrebbe anche essere il fatto che le persone, essendo più drogate di dopamina, nel senso che il telefono è una fonte importante di questo tipo di sostanza chimica, vadano poi a cercarla nel mondo reale e questa è una conseguenza che magari la nostra analisi la tira fuori perché abbiamo i raggi X, no? Su quello che vediamo anche dall'alto e per la nostra esperienza. Però un pasticcere, un imprenditore nel settore food non riesce a fare questo collegamento. E qui troviamo l'importanza di avere un esperto che ti guida in questo periodo di stravolgimento nel business. Secondo te, Giorgio, qual è il modo migliore per far capire l'importanza di un esperto sia digitale che manageriale come te in questo periodo storico? Qual è il modo, secondo te, di fare in modo di aiutare questi imprenditori, ma allo stesso tempo evitare che si allontanino, no? Per paura di cambiare? Qual è la risposta? Certamente non c'è una ricetta magica, anche perché io sostengo che
Non c'è il professionista che va bene per tutti gli imprenditori, non c'è l'imprenditore che va bene per tutti i professionisti. Di conseguenza, anche nel mio metodo e in quello che mi ha insegnato questi 30 anni di lavoro, per prima cosa bisogna instaurare, anche se siamo nel mondo della tecnologia, una relazione con l'imprenditore. Pertanto, il professionista e l'imprenditore devono creare una relazione di fiducia e devono verificare anche se hanno una condivisione di valori, per il semplice motivo che io faccio sempre questo esempio, sempre un imprenditore, le risorse umane sono solo dei numeri, non devono rappresentare un valore aggiunto per l'azienda, io non ci andrei mai a lavorare, perché non saprei gestire le persone a numero. Di conseguenza, innanzitutto conoscici. E dopodiché ci vuole molta umiltà da parte del professionista, che sia consulente, temporary o management, per il semplice motivo che deve sapere che l'azienda fino ad oggi ha vissuto senza di me e può vivere ancora. Di conseguenza non devo arrivare come il salvatore della patria, devo arrivare come qualcuno che mette a disposizione le sue competenze, il suo know-how per l'imprenditore. E l'imprenditore si deve rendere conto che deve essere umile. E poi c'è una situazione molto difficile, ma anche molto stimolante. Spesso capita che l'imprenditore è un leader. Io quando faccio il manager a tempo, in qualche modo divento leader anch'io. Di conseguenza dobbiamo trovare un equilibrio che io non vado a schiacciare la figura dell'imprenditore e contemporaneamente però devo essere in posizione che devo essere credibile. Di conseguenza è una relazione di leadership molto interessante dove entrambi con ruoli diversi devono essere dei leader, ma nessuno di professionisti vuole andare a rubare la luce, il ruolo all'imprenditore. Sono tanti gli equilibri. Io dico sempre, se siamo anche nella tecnologia, oggi sono ancora importanti le relazioni e la fiducia. No, quello non cambierà mai, anzi è sempre più potente l'impatto delle relazioni, della fiducia, perché se il cliente è più informato, allora il cliente ne sa di più di quanto ne sa magari lo stesso venditore o lo stesso, diciamo, provider di servizi. La tua azienda si chiama Provide. Quando hai scelto il nome, c'era qualche collegamento con provider o come l'hai scelto il nome? Perché mi piaceva provvedere, mi dava la Allora sensazione Provide. di poter dire provvedere e io ho buttato all'aria lo staccio da dirigente per intraprendere questa avventura in un momento dove il manager a tempo sembrava un precario che fosse uno, tra virgolette, che fosse stato trovato come dirigente che stava inventando il lavoro. Invece oggi la situazione, qu quanto è importante un La situazione manager oggi tempo è oggi? certamente migliorata, però la strada da fare è ancora tanta. Nella presidenza di Confindustria Management abbiamo due colleghi che da diversi anni lavorano anche loro in questo mondo e si sta cercando veramente di fare cultura, si sta cercando di far capire all'imprenditore che c'è anche questa figura che può certamente aiutare. Aiutiamo un Ecco. Poi in po'. questo momento c'è tanta offerta di consulenza, anche l'imprenditore delle volte fa fatica a capire se quella persona può essere la giusta. C'è tanta offerta. Allora andiamo a dipingere un attimo questa situazione, perché da imprenditore so benissimo che scalare un'azienda da qualche centinaia di migliaia di euro a più di 5-10 milioni serve chiaramente la struttura manageriale, servono le persone. Quindi il temporary manager, quando entra in azienda, fa il lavoro di strutturazione, poi dopo si occupa anche di trovare la figura giusta che porta l'azienda in alto oppure insegna l'imprenditore a farlo. Aiutiamo a capire chi ci sta ascoltando questo, che è molto Dipende importante. dalla dimensione dell'azienda. Se l'azienda è sui 2 milioni, vuole andare a 10 e deve strutturarsi a livello manageriale, qual è? Certamente l'imprenditore deve evolvere da un punto di vista di cultura manageriale, deve diventare meno operativo e deve diventare più gestore. E bisogna cominciare a inserire dei quadri, delle persone di riferimento. Spesso l'imprenditore ha le sue persone storiche nell'ufficio acquisti, in amministrazione. Ecco, diciamo che bisogna verificare se queste persone che eventualmente hanno una cultura monoaziendale perché sono nate con l'imprenditore hanno la voglia e la capacità di evolvere. Spesso questo succede, altre volte bisogna trovare una collocazione diversa per inserire una nuova figura, i famosi quadri intermedi. Poi più l'azienda è grande, poi a quel punto si possono inserire anche dei manager, però ecco, certamente è una ristrutturazione a livello anche di quadri, Quindi il che delle temporary volte possono manager essere, di pure. Vai, continua, continua. possono essere
che possono essere anche le persone storiche che crescono, capito? Cioè, Certo, certo. il temporary manager non c'ha nessun interesse nel eliminare le persone, perché se riesce a valorizzare quelle che ci sono, fa prima a portare a casa i risultati prefissati. Esatto, e in che punto il temporary manager consiglia all'imprenditore di eliminare un vecchio collaboratore che c'è stato dal primo giorno e sappiamo entrambi che ci sono persone che vanno a sabotare l'azienda quando l'azienda sta crescendo e non c'è più quel contatto familiare con l'imprenditore? Quando è che il temporary manager dice all'imprenditore questa persona è tossica, è meglio eliminarla dal team? Allora, in questi 35 anni non ho mai detto all'imprenditore questa persona è tossica. Posso dire all'imprenditore questa persona non è in grado di andare a ricoprire quel ruolo. Ok, E di quindi la conseguenza, insieme a ricollochiamo? quando è possibile, sì, anche perché scegliendo sempre degli imprenditori che ritengono la risorsa umana un elemento importante, Sì. diventa veramente difficile dire lasciala a casa. Siamo veramente. Se sono persone che sono nate con lui, fai fatica. Di Certo. conseguenza si cercano di ricollocare. A me più di una volta è successo che l'imprenditore era disposto, tra virgolette, ad aumentare poi i costi per queste persone Sì. piuttosto che lasciare a casa perché gli mancavano 3 anni alla pensione, capito? No, no, ma quello certo, quello certo. Quello che intendo è che a volte i manager che portano un'azienda da 100.000 a 1 milione sono quelli che poi non hanno le capacità e non le vogliono ottenere per avere lo stesso ruolo e andare oltre. Tu hai visto nella tua carriera, Giorgio, che quando tu porti una persona a un livello inferiore, quella persona mantiene la motivazione, è molto difficile che rimanga in azienda, secondo Oh, è difficile, però voglio dire, in qualche modo se ne rende conto. te? Poi da situazione può nascere situazione, però per esempio c'avevo un responsabile amministrativo di un'azienda da 7 milioni Sì. che stava crescendo nel giro di un paio d'anni, è diventata di 15, non poteva fare responsabile amministrativo. Certo. Lui se ne rendeva conto e faceva il contabile, ovviamente con lo stesso stipendio. Ottimo, ottimo, ottimo. Però secondo te, Giorgio, le persone che ricoprono ruoli in un'azienda in una crescita esponenziale sono persone che hanno fame di successo e quindi vanno a prendersi queste competenze? O è proprio impossibile, secondo te, in un'azienda che cresce e va da 1 a 10 milioni, ricoprire quel ruolo allo stesso livello? È impossibile? Serve proprio l'esperienza sul campo o può essere appresa con la Rispondi alla voglia di domanda farlo? che mi sono perso. Mi hai chiesto? Ti faccio un esempio. Allora, io sono Fabio Gallerani, un'azienda da 1 milione. Voglio andare a 10. Per arrivare a 10 siamo d'accordo che ho bisogno di qualcuno che mi dice cosa fare, no? Perché ho bisogno di un management e una direzione che mi dica: imprenditore, tu non hai mai fatto 10. Andiamo di qua, l'ho già fatto da un'altra parte, questo è quello che intendo. Ok, È chiaro? allora, questa attività la faccio io. Lo fa il Esatto. temporary manager, ok? Ok. Di conseguenza siamo noi. Se abbiamo questo incarico, attenzione, se l'oggetto dell'incarico è facciamo crescere il fatturato, strutturiamo l'azienda, siamo noi che dobbiamo trovare il sistema per far crescere l'azienda. Di conseguenza siamo quelli che oltre a ridefinire la struttura organizzativa, andiamo anche insieme all'imprenditore ad aiutarlo a ridefinire la strategia. Poi Ah, potentissimo questo. Vedi, ho appena siamo noi. definito, ti ho aiutato a definire in maniera semplice che tipo di avatar ha bisogno di un temporary manager, che è l'imprenditore che è intenzionato ad espandersi. Perché Esatto. A non quel sono tutti punto, così. Molti imprenditori, confermerai, hanno paura di espandersi, giusto? sì, perché non conoscono il mondo, perché Esatto. hanno tante preoccupazioni. Oggi Esatto. però io ritengo che se oggi non cresci, prima o dopo chiudi. Di Certo, certo. conseguenza bisogna trovare un giusto modo. E spesso noi, temporary management, siccome abbiamo già fatto altre volte, c'è un nostro modello. C'è un nostro modo di comportarci. Ovviamente, prima cosa dobbiamo aiutare l'imprenditore a ricoprire diversamente il suo ruolo. Sì. Passaggio successivo, bisogna vedere com'è strutturata l'azienda. Bisogna Sì. vedere anche l'area commerciale com'è, Certo. perché spesso l'imprenditore in queste aziende fa anche il direttore commerciale. Sì, è quello che vende. Sì, è normale Quello questo. che vende, quello che gestisce gli agenti. Di conseguenza, l'area vendita è abbastanza complessa, per non parlare poi dell'area marketing, che in queste Corretto. dimensioni delle volte è molto indietro. Quindi, Giorgio, una domanda per te. Abbiamo parlato di lavoro da remoto, eccetera, che le cose sono cambiate. Dal punto di vista manageriale, secondo te è possibile creare un team manageriale da remoto oppure no? Allora, certamente sì. Poi,
Che sia da remoto al 100%, al 50% o al 30% dipende dal progetto, dipende dalla situazione, però certamente si può utilizzare. Io ti faccio un esempio: io sono nel consiglio di amministrazione di un gruppo d'acquisto. Gruppo d'acquisto, stiamo facendo tante riunioni online, vuol dire che siamo i 9, 10 o imprenditori o manager che ci incontriamo e lavoriamo per diverse ore. E ormai anche questi imprenditori che fino a 12 mesi fa non sapevano neanche cosa fosse Zoom, tanto per dare un nome, si stanno rendendo conto che piuttosto che fare 2 ore andare, 2 ore a tornare, forse è meglio che facciamo una videoconferenza. E si riesce a Esatto. lavorare bene. Ma secondo te nello scalare un'azienda tra 2 e 10 milioni, no? E questa azienda deve strutturarsi con dei manager, allora cosa fa? Se non ha un temporary manager, comunque una agency che gli mette di fronte i candidati giusti, perché la agency costa, i candidati di serie A costano. E quindi il temporary manager in questo istante, per chi non sapesse cosa fosse, è l'arma segreta, perché mette ordine in un piano incognito, no? Per l'imprenditore che vuole andare da A a B, no? Esatto. Però nel trovare questi manager, secondo te il management della nuova era digitale vuole lavorare da remoto o vuole la vecchia soddisfazione corporate in cui c'ha il suo ufficio, lo status, la macchina e deve per forza... Ti parlo di organizzazioni flessibili, chiaramente l'azienda che deve avere la persona in loco non è il caso, però ti parlo di aziende iperflessibili che potrebbero, consulenza ad esempio, un'azienda di consulenza che vuole scalare da 2 a 10 milioni, ha bisogno del management, ha bisogno di gente che gestisce le operations, anche di coordinare, no, i vari consulenti. Questi manager esistono oppure non hanno ancora accettato l'idea di poter lavorare in maniera autonoma per un'azienda da remoto? Allora, Non so io sono se... molto pratico. Sì. O si adeguano o stanno a casa. Ti piace questa risposta? Quando Esatto. io nel 93-94 ho buttato via lo stazzo da dirigente, che avevo 35 anni, sono entrato in Atema, la situazione del temporary manager, ed ero il consigliere che si occupava dello sviluppo territoriale, sia a livello imprenditoriale che a livello manageriale. Tanti manager mi chiedevano che cos'era il temporary, ma poi mi chiedevano anche: ma ce l'hai la macchina aziendale? Sì. Se vogliamo questa cosa è come quella di oggi, o fai le cose o vai fuori. Di conseguenza, oggi se un manager non è aperto al digitale, non è aperto a lavorare da remoto, come può aiutare l'imprenditore a evolvere l'azienda se lui stesso è ancora legato ai suoi preconcetti, signorina che fa quelle cose, lui non può scrivere la lettera, non può utilizzare Office. Ecco, allora, secondo me queste persone possono stare a casa. E secondo te, perché noi abbiamo parlato nel libro di cui abbiamo appunto avuto l'onore di collaborare, eccolo lì, Rilanciare il management facendo cose semplici, tu mi hai chiesto di parlare di lavorare da remoto, però adesso evolviamo il discorso e parliamo proprio di crescita aziendale, no? Questi manager hanno voglia di fare questo cambiamento? Perché tu mi hai detto sì, se no stanno a casa, però esiste secondo te il mercato per aziende liquide, flessibili, come quelle di consulenza? Ti parlo anche aziende che una volta, diciamo, nella mente comune, esempio, studio di avvocati. L'avvocato deve per forza avere il suo studio legale, deve essere lì. Se io sono un avvocato illuminato dalla nuova era digitale, faccio marketing nel modo corretto, mi accalappio i clienti come mi pare, se voglio scalare l'azienda ho bisogno del management, no? Perché ho bisogno di gente che mi gestisca le operations. Secondo te, questi manager accettano questo nuovo ruolo o come la vedi? La vedi più ritardata rispetto a una persona normale che lavora da remoto, magari in un lavoro normale? Eventualmente un po' più ritardata per il semplice motivo che ha dei suoi standard e di conseguenza fa fatica a cambiare. Altro elemento, secondo me, ci sono anche tanti imprenditori che hanno ancora dei preconcetti a lavorare in remoto. Ci sono ancora certi parametri. Faccio un esempio su di me, così siamo a posto. Sai, e a questo punto lo rendiamo pubblico, che Giorgio gira tanto in camper. Bene. Io quando faccio, in questo momento sono in ufficio, perché c'ho anche l'ufficio fisico, ma se fossi stato in camper, io devo metterci uno schermo virtuale, perché qualcuno dice: ma come è messo questo che lavora in camper? Ok? Ci sono ancora degli elementi che diventano dei limiti, problemi culturali. È ovvio,
tu sai che in questi 15 mesi, 18, sta tutto andando in fretta, sta tutto evolvendo. Ecco, certamente i manager devono capire che ci sono tante attività che si possono fare da remoto e l'imprenditore si deve rendere conto che se vuole creare reddito, non può sempre come faceva prima aumentare i prezzi, deve migliorare la sua efficienza, la sua organizzazione e deve utilizzare anche le nuove tecnologie. E se nelle nuove tecnologie c'è che quell'azienda può fare delle attività da remoto, le deve fare. Certo. Perché te lo dico? Perché personalmente sto espandendo io il team manageriale e ho avuto a che fare con tante persone. Adesso vabbè, l'ho già fatto, già ingaggiato qualche sales manager, perché sai che io sono il principale innovatore nel mondo vendita in Italia e dall'altra parte, intervistando sales manager di altissimo livello che hanno sempre e tuttora gestiscono team normali che vanno per area, no? Tutti mi hanno detto la stessa cosa, stanno mollando tutti i venditori tradizionali perché andare in casa dalla gente o comunque avere rapporto umano, adesso siamo al record dei casi, no? Nella situazione e non è più facile, non è più come una volta, quindi anche il vecchio sales manager non riesce più ad adattarsi a gestire un team di gente che purtroppo non riesce manco a lavorare, no? Quindi secondo te, Giorgio, come la vedi la parte commerciale da adesso in avanti? Se prima le aziende... E tu mi hai detto che l'imprenditore è chiaramente il primo a essere il commerciale, a gestire magari un team di agenti. Se l'imprenditore non si adatta e non crea un sistema di vendite da remoto che attrae contatti e li chiude al telefono, come fa a sopravvivere? Qual è il piano? Allora, Ti parlo di B2C, non B2B, lì ci sono varie dinamiche io parto diverse. sempre da lì dietro. Sì. Qual è la strategia? Quale soluzione voglio offrire? E di conseguenza, avendo chiarito qual è la strategia, dove vuole andare, qual è il suo target e qual è la figura del venditore, che io ritengo che il venditore deve essere più un consulente, anche Certo. aziende di prodotto, secondo me, devono vendere sempre delle soluzioni, Certo. diventa fondamentale avere strumenti digitali sia per presentare i prodotti e sia per aiutare il cliente a conoscere meglio i prodotti. Ecco. Di conseguenza, certamente il digitale può essere. È ovvio che è un cambio. Non vedo che si possa vendere solo col digitale, però certamente il digitale può aiutare, può diventare uno strumento, un valore aggiunto. Esatto, ma nel business to customer, B2C, tu stai vedendo che, a parte le pasticcerie che tutti si vogliono fare le torte per ragioni ignote in questo periodo, però poi ci sono anche le feste, magari è giustificato. E stai vedendo la stessa cosa anche nel business to business o i rapporti lì sono sempre di fiducia a lungo termine e non è cambiato nulla? Cioè sono più informate anche le aziende quando scelgono diciamo, i collaboratori o questo aumento di... No, anche nel B2B comincia a essere importante questi elementi di cui stiamo parlando. È sempre c'è motivo che sempre di più bisogna essere in grado di riuscire a vendere anche da remoto. E Anche dimmi. no, dicevo, continua pure. Anche perché voglio dire, torniamo sempre al mondo delle pasticcerie, ma può essere, cioè, nel mondo delle materie prime, tutte le settimane andare dal cliente a chiedergli se vuole la solita farina. E eventualmente il cliente ha già preparato il post-it con l'ordine, sono raccoglitori d'ordine, di conseguenza questa fase non è un valore aggiunto. Esatto. Poi certamente il contatto ci vuole, Sì. però in certi momenti bisogna utilizzare internet, perché anche gli stessi, chiamiamoli clienti, cominciano a sentire l'esigenza che non vogliono la gente sempre in mezzo ai piedi. Esatto, Cioè, sta tutto evolvendo. questa è un'ottima cosa. Quindi mi confermi che il venditore deve essere più un advisor, no? Una persona che è al fianco del cliente, sa benissimo che il cliente ne sa quasi più di lui e in maniera trasparente gli dice chi sono, chi non sono per te, adesso che sai la verità, scegli se pagare oppure no. L'appoggi questa visione? Appoggio completamente e sempre di più sto notando che tante aziende stanno cominciando a fare dei corsi anche sul prodotto, non solo i famosi corsi di vendita, per il semplice motivo che sempre di più bisogna cominciare a utilizzare la lingua del cliente. Questo non vuol dire che deve essere un tecnico come cliente, però ci possono essere degli elementi tecnici che ti possono accreditare e possono far sì che il cliente, pur riconoscendoti un venditore, ti considerano credibile. Sì, sì, Non sì, che sì. spari le cose solamente per vendere, ma c'è anche un po' di competenze.
tecniche. Certo, e io adesso sto portando avanti un tipo di vendita chiamata closing che si basa su un concetto che l'azienda deve dire chi non è. Tu appoggi questo modo di comunicare o credi che la trasparenza totale possa mettere in pericolo il fatturato di un'azienda? No, secondo me la trasparenza nel tempo paga. Faccio un esempio. Marketing Genius non è un'agenzia di marketing. Uno potrebbe pensare, Marketing Genius, mi fai avere risultati, non è un'agenzia di marketing. Diamo capacità oppure vendiamo risultati. Come vendiamo risultati? Dandoti gli strumenti per essere un imprenditore indipendente e poter valutare in maniera chiara se la persona che lavora con te è competente oppure no, perché mi confermerai che in questo momento digitale c'è un sacco di gente che si è buttata lì, ma non ne ha le competenze. Come la vedi tu la situazione? Ho questo ruolo, mi autoproclamo questa persona, ma quando si parla di sostanza non c'è. C'è una crisi di competenza secondo te sul mercato oppure Certo che c'è crisi di competenza. Se ti ricordi, noi ci siamo conosciuti no? perché io nel mio ruolo spesso di direzione operativa, direzione generale, spesso parlo col marketing, parlo con l'SMM. Cioè, Sì. sempre di più mi sono reso conto che bisogna avere un po' delle competenze anche in quel mondo perché se no non riesci assolutamente a tirarci fuori i piedi. Di conseguenza, per l'imprenditore è veramente difficile oggi saper Capire. scegliere Sì. chi è l'SMM, per il semplice motivo che veniamo da una cultura che era lo può fare l'amico dell'amico che spendo meno. Certo. Poi è passato il concetto che ci sono i contenuti, però non sono ancora passati in modo forte i contenuti. Poi c'è il concetto facciamo i post piuttosto che le campagne. Di conseguenza, in un momento come quello attuale, dove questi nuovi lavori vengono visti come la risoluzione dei problemi personali di tante persone, si è un po' inflazionato il mercato, di Certo. conseguenza diventa sempre più difficile. E ho visto che voi ci riuscite a posizionarvi in modo diverso perché bisogna essere credibili, se no non si va da nessuna parte. Perché è difficile il tuo lavoro. Ah sì, difficilissimo. Perché Soprattutto perché sì. vendi delle idee, il risultato ce l'hai dopo, ma dipende molto anche dai contenuti, da quanto l'imprenditore ti dà le informazioni, perché tu da solo puoi fare anche un post fatto bene, ma se non è interessante, Sì, non sì, sì, sì. serve a niente. Esatto, ma quanto è importante per te, per l'imprenditore, avere un minimo di competenze per valutare chi gli propone dei servizi, per leggerlo a raggi X e dire, tu vuoi fare il mio social media manager? Fammi vedere questo, questo, questo. Quindi l'imprenditore sa di cosa si sta parlando. Più del 60%, ma questo concetto, se mi permetti, io l'allargo anche nelle altre aree. Cioè, Sì. l'imprenditore oggi deve avere competenze, diciamo al 60%, in cui tutte le aree aziendali, perché adesso parliamo di te, ma se parliamo di finanza è la Sì. stessa cosa. Intanto siamo in una fase dove realtà come la tua, realtà come la mia, o quello che cerca di fare anche Confassociazioni, Certo. far capire l'imprenditore che deve diventare meno operativo perché deve crescere di competenze nelle varie aree, anche perché se delega deve assolutamente capire. Una volta c'era solo il commercialista, al quale veniva delegato tante cose, ma si è accorto che spesso poi succedevano dei problemi. Sì. Okay? Di conseguenza, io dico sempre che le chiavi dell'impresa la deve sempre avere l'imprenditore. Non le può terziarizzare a nessuno, ma neanche a Giorgio, attenzione, io non sto dicendo a Giorgio. Io dico, lui deve tenersi le chiavi, ma deve crescere per poter gestire Giorgio, Fabio, Roberto e Donatello. Il suo Quindi futuro è questo. qui l'importanza di avere a che fare con mentori, associazioni e ambienti protetti dove l'imprenditore che decide di crescere può avere queste informazioni, può avere un advisory, può avere risposte, no? Questo è importante, avere risposte nel momento Sì, in cui vai da qualche parte, nel sono crescere. pienamente d'accordo, ma bisogna fare un passaggio ulteriore, bisogna dare anche concretezza, perché Sì. se io e te andiamo su internet, facciamo qualche interrogazione, c'è il mondo che ti insegna a Pieno, vendere, pieno di ma il gente. difficile non è insegnare a vendere, il difficile poi è che l'imprenditore se le faccia sua e le applichi. Di Esatto. conseguenza, ci va veramente un team composto da professioni multidisciplinare che possono sia fare, chiamiamole, la parte teorica che la parte pratica. È un lavoro di squadra, cioè siamo tutti in rete.
Cioè, se io e te riusciamo a far crescere i clienti a loro volta fanno crescere i loro clienti e generiamo benessere per tutti. E quindi qui l'importanza del ruolo che io e te ricopriamo, io più nel lato digitale puro, tu nel lato operativo manageriale di portare il messaggio là fuori, siamo il motore della crescita, perché tutti dicono le aziende sono il motore della crescita, sì, ma chi permette alle aziende di avere le competenze per crescere è il motore del motore della crescita. Cosa dici tu, Giorgio? Pienamente d'accordo. Poi è Quindi tutto importante, però in questo momento competenze, competenze, competenze e facciamo rete, rete, Esatto. E tu, per chiudere, ti faccio quest'ultima domanda, Giorgio. Secondo te esistono veramente solo due tipi di persone? Chi molla un piano B e dà la colpa agli altri e chi invece è un all-inner, va dritto verso il suo obiettivo e trova risorse, risposte, non scuse. Esistono solo questi due tipi di persone o esistono altri tipi di persone, secondo te? poi ci possono essere tante declinazioni, ma se vogliamo schematizzare, sono queste due persone, quelle che vogliono essere i protagonisti della loro vita, Sì. che possono avere anche degli insuccessi, non è detto che sono Certo, sempre è protagonisti, normale. però certamente fa in modo che le situazioni si verifichino. Una cosa che mi ha insegnato questa professione quando l'ho iniziata, che se riesci a fare effetto domino, innanzitutto ti diverti. Però è un modo per crescere. Però ci sono solamente queste due persone, gli all-inner e chi si piange addosso. E il mondo è Esatto. fatto da tante persone che si piangono addosso perché è sempre colpa degli altri. Esatto. E ultimissima domanda, mi è venuta proprio così. Come può essere curato l'italiano che tende a lamentarsi? Secondo te è un problema culturale, di ambiente? Perché io conosco tantissimi italiani fenomenali. Il mio obiettivo è aiutare gli italiani a vincere di più, i vincenti, no? Perché c'è questa, la scusa principale di chi perde, di chi tira giù gli altri è, ma qui si lamentano tutti, allora mi lamento anch'io. Secondo te, perché allora gli italiani sono i più forti al mondo? Ma in qualche modo c'è questa auto, diciamo, infliggersi le pene del lamento. Secondo te, qual è la ragione, qual è la cura, qual è la soluzione? Allora, la ragione secondo me fa parte della nostra storia, fa parte dei nostri percorsi, noi siamo molto creativi e potremmo essere anche lamentosi. La cura è rendersi conto che è iniziato un nuovo campionato, ci sono delle regole nuove, pertanto se tu fino a ieri eri un'azienda di successo, teoricamente potrebbe anche finire questo perché ti cambia il mondo e te non te ne rendi conto, se parliamo delle persone... inizia un nuovo campionato e se vuoi essere protagonista devi innanzitutto investire su te stesso. Io ho 63 anni e specialmente negli ultimi 2 anni ho investito tantissimo in tanti campi, che uno dice, ma un po' va in pensione, chi glielo fa fare? Potrebbe girare in camper, potrebbe fare altre cose, mentre invece io ritengo che persone come me, come te, come i nostri colleghi professionisti, noi dobbiamo portare sempre più know-how. Allora, se noi non investiamo su noi stessi, non possiamo crescere. Pertanto, prima cosa è investire su noi stessi da un punto di vista competenze, ma innanzitutto anche di equilibrio, di nostra pace interiore, perché specialmente fai temporary manager nella versione fractional, cioè qualche giorno alla settimana, tu vivi diverse realtà in contemporanea, e certamente è stressante questo. Devi anche sapere che quando non sei presente in azienda ci possono essere anche delle situazioni conflittuali che nascono per farti la guerra. Pertanto, sempre di più, un altro elemento importante è che ognuno di noi deve trovare il suo equilibrio. Questo è fondamentale. Equilibrio interiore e successivamente competenze. Ed Bellissimo, essere bellissimo. aperti non a cambiare, che non mi piace, a evolvere. Il cliente lo vede se tu sei in crescita oppure no. Questa è la. Certo, sono d'accordo. E non gliela puoi mandare a dire perché lo vede nel modo in cui parli, in cui sei entusiasta. Perché quando impari nuove cose, sei entusiasta di condividerle. Ed è per questo che poi le impari veramente, perché condividi, no? D'accordo. Ottimo. Bene, grazie Giorgio, è stata un'intervista Grazie a te incredibile. Fabio di avermi invitato, è sempre un piacere dialogare con te. E allora, riguardo Confassociazioni Management, qual è il tuo messaggio per chi ci sta ascoltando? Perché dovrebbero diventare parte di Confassociazioni Management e leggere tutti i libri? Io ne vedo che escono ogni mese, libri su libri incredibili, super,
precisi che danno grandi informazioni. Perché Confartigianato Perché non si Management e può perché mettere in adesso? rete, bisogna stare in rete e di conseguenza oggi i singoli non hanno successo. Uno dei miei messaggi da presidente è quello di cercare di fare sempre più dei momenti di confronto con gli imprenditori. Abbiamo fatto una presidenza prima di Natale dove insieme ai colleghi che hanno scritto il libro abbiamo pensato di fare delle ulteriori tavole rotonde tematiche. Tu sai che su questo libro tu hai parlato del lavoro in remoto, Sì. qualcuno ha parlato di finanza, qualcuno ha parlato di commerciale, qualcuno ha parlato della gestione del credito. Cioè, tutte queste tematiche devono essere affrontate e di conseguenza seguire Confartigianato Management. Abbiamo anche la nostra pagina di LinkedIn, oltre che di Facebook, certamente può risultare un elemento per avere degli stimoli. Non abbiamo la bacchetta magica, ovviamente, come nessuno, però certamente possiamo, parlando in modo semplice, mettendoci la nostra passione, portare degli esempi, delle testimonianze per stimolare sia la partner management di evolvere e sia l'imprenditore che se si fa aiutare da qualche professionista c'è solo da guadagnare. Ottimo, grazie Giorgio, lasciamo qua in descrizione i vari link a Confassociazioni e speriamo di avere l'impatto che meritiamo, no? Perché io vedo una grande determinazione e non è che si spera, si ha l'impatto che meritiamo, perché in All'impatto. questo momento Dipende da storico noi. non Grazie c'è un piano B. ancora. Saluto tutti. Grazie Alla Giorgio, prossima. avanti tutta, Ciao. ciao ciao ciao. Ciao.